Yes! Amici belli, oggi come avete visto andiamo a provare un gioco nuovo. Dovrebbe essere Slay the Spire, un roguelike, ma con le carte. Questo so, andiamo a provarlo, voi che dite? È comparso, amici, ci siamo. Voleva farci aspettare, voleva farci avere un po' di pepe al culo. Quindi è un roguelike, cioè i progressi si fanno man mano, partita per partita. Vediamo come sarà questa prima partita. Devo scegliere la strada dove andare. Ok, allora, nemico. Quella a destra è una sola scelta, quindi è meglio. Ascoltiamo Cross. Sconfiggi i nemici giocando le tue carte. Per fare bisogno di energia. Una volta finita l'energia passi il turno. Tipo la Hearthstone. Nel tuo turno puoi vedere l'intento dei nemici sopra di loro. Se il nemico intende attaccare, assicurati di bloccare. Ok. Beh, ma se io uso il colpo sullo slime, gli faccio 6 danni. E sto qua invece intende applicare debuff. E io mi difendo. Ok. Vediamo che succede. Turno nemico. Usa leccata come i Pokémon. Ma che bello che è, mi sta già piacendo un sacco. Una carta al mazzo, dai. Ah, posso anche sceglierla. Facciamo infliggi 5 danni 2 volte. Mi ispira. Oh, vi giuro, mi sta già piacendo. Davanti a te c'è un altare intarsiato, dedicato ad un antico spirito. Ma facciamo che per ora stiamo tranquilli. Guadagniamo i nostri 100 d'oro gratis e via. Dai, qua c'è un mercante però, voglio andare al mercante. Faccio mostro, incognita, falò mercante. Voglio vedere un po' tutto. Direi di prenderci questa anche se costa un po' di più. Andiamo nell'incognita che ci piace. Ah, sono dei mostri l'incognita. Infliggo 20 danni? Ah, 2 in più per ogni altra carta con scritto colpo. Madonna. Col colpo perfetto faccio fuori lui. E poi ho solo un'energia. Attacchiamo, dai. Siamo. No, anzi, mi difendo. Sono a 69 di vita. Ok, non si prende più danni, qua è fondamentale. Infliggo 15 danni e posso far fuori lui. E con 3 danni 2 volte faccio fuori lui. Ottimo. Ora me ne prenderò altri 3 io. Mi dispiace per il 69, very sad. Far sì che gli attacchi facciano più danno. No, dai, pigliamoci sta flessione, costa 0. E vediamo cos'è questo primo falò. Riposa, mi curo il 30%. Ok, ho forgio, potenzio una carta nel mazzo. Forgiamo e potenziamo una carta. L'onda di ferro plus merita. Pim pim pim, vai. Andiamo al mercante ora. Abbiamo un po' di skei, vediamo che ci vende. Così. E addio. E basta. E andrei. Qua mi sa che c'è un boss. Altri 25 di oro. E adesso andiamo a affrontare l'elite. Che è Lagavulin. Il famoso Lagavulin, amici. Oh oh. Si è svegliato. Questo nemico intende attaccare per 18 di danno. Hai capito? Mi sa che questi 18 di danno me li devo proprio mangiare. O forse no. Dai, mitighiamolo almeno un minimo. C'è una roba del genere e una roba del genere. Però posso fare cosa? Allora, forza. Mi proteggo per 17, quindi mi fa solo un danno. Cosa mi vuole fare adesso? Sono sinceramente impaurito. Meno uno di forza e riduce il blocco tenuto alle carte. Ok, poteva andare peggio. Blocco di nuovo 4 e gli faccio ancora un po' di danno io. Ok, meno male. Ancora, ad inizio combattimento blocchi 10. Ah, boia! Ora, mi sa che andiamo al falò a curarci, che è meglio. Mi curerei io, perché stiamo per approcciarci al boss finale. Quando muori ti applica vulnerabile per 2 turni, ok. Però se io, l'orandello... così. E così lo mando al creatore! Nice! Yes. E ora andiamo a... effettivamente il boss finale. E gli faccio 27 di danno e dovrebbe passare di nuovo in modalità difensiva? Vabbè, una bella flessione non ci fa male, ovviamente. E o gli uso la randellata e gli spacco tutto, madonna. Oppure mi blocco. Perché lui mi fa 8 per 2, io blocco 14 e quindi mi fa solo 2 danni. Attenzione però, il boss è tornato in modalità attacco. Once again. Non mi ero neanche accorto. Ma mi ha attaccato 4 volte e ogni volta che mi ha attaccato ha subito danni per la mia abilità. E il primo boss è andato! Ottimo, vediamo ora il gioco cosa ci fornisce. Un bel tesoro perché dovrei ignorarlo. Devo scegliere una reliquia. Occhio di Rneko. Pesco 2 carte in più ogni turno, inizio ogni combattimento confuso. Il costo delle carte cambia in maniera casuale quando le peschi. Ectoplasma, ottieni energia all'inizio di ogni turno, non puoi più ottenere oro. No. Secondo me il confuso può essere divertente. Ti è andata parecchio male riguardo le reliquie. Ah, dici, Semim? No, io mi prendo Rneko. Mi rischio di essere confuso, ma mi prendo Rneko. Ah, siamo già alla seconda area. La città. Mostriciatolo, punto di domanda mercante. Andiamo di qua. I nemici stanno iniziando ad avere tanta vita però, eh.
Ok. Potremmo affrontare questo elite oppure ignorarlo e andare verso il falò. No, dai, voglio essere un po' più aggressivo. Andiamo per di qua. Chi abbiamo qua? Malleabile. Blocca 3 quando riceve danno ad attacchi e malleabile si attiva, aumentando il blocco ottenuto. Quindi ogni volta che l'attacco subisce danni. Va bene. Allora, questo costa 0 decisamente sì. La randellata che costa 1 decisamente sì. Cacchio, non ce la faccio a farlo fuori. Mi fa un sacco di danni, ragazzi, ora, ma veramente un sacco. Mi tocca usare una pozione. 9, 18. Sì. Ora direi di andare al mercante. Vediamo cosa ha da offrirmi. Mi tocca pigliare questo. Allora, qua abbiamo un libro omicida. Ora abbiamo potenziato tutte le carte, che è tanta, tanta roba. Allora, randellata 0. Bonk. Così. Era amici. L'abbiamo fatto fuori, senza se e senza ma. Ora vado a sinistra, perché mi piace. Incontri un gruppo di individui che indossa larghe maschere rosse. Ehi là, per passare qui bisogna pagare un pedaggio, ma non temere, la somma è alquanto ragionevole. Tutto il tuo oro potrà bastare. 48 di oro, figlia. Siamo full vita, quindi possiamo potenziare una carta. Cosa mi dite? Secondo voi cosa può essere più utile? Menare a sangue tutti quanti o fare un bel muro di fiamme? No, io mi punto su sul muro. Mi piace più essere strategico. Sì, sono d'accordo con voi. Next. Mostro e dopo abbiamo un'elite. Attenzione agli elite. Questi non mi ispirano per niente. Così. E così. E così. Fantastico. Un po'. Così ora il suo scudo praticamente va a morire. E ora deve semplicemente fargli 21 danni, che non credo siano troppi. Fantastico, ora abbiamo 86. Mostro elite, ragazzi. E qua abbiamo 3 elite. Di qua. Una lunga fila di figure incappucciate entra in una cattedrale che sembra completamente ordinaria. Ti metti in fondo alla coda senza destare sospetto e vieni subito circondato da cultisti. Non ti prestano attenzione mentre innalzano inni. Distruggo e arraffo, guadagno 99 d'oro. Oppure ricevo la rama rituale. Cos'è la rama rituale? Me lo dice? Piuttosto guadagno oro e scappo. E siamo anche al secondo boss, che sembra bello cazzuto, con 4,20 di vita. Ok, con calma. Vediamo di fare le cose come si deve. E dovrei averlo ucciso? Confitto il campione, ragazzi. Ma quanti progressi che stiamo facendo. È della prima potutissima partita. Un mercante, un early mercante non sarebbe male, anche se potremmo andare a questo qua. Andiamo a questo mercante qua. Lui è il revitalizzante di Pokémon fatto a nemico. Ottimi danni. E non ho modo di difendermi. Ah, che fastidio. Che fastidio subire danni a caso. 13 danni buttati in cesso. Che palle. Muori un po', va là. E ora andrei al negozio, perché ho 300 monete. Secondo me qualcosa di bello possiamo trovarci. Hello. Addio. Ciao, tentaculi. Che mi fa? A fine turno ricevo 10 danni. Ah! Senza se e senza ma tocca, sai? Cosa ci sarà ora, ragazzi? Potenzio una carta del mazzo oppure ottengo una reliquia. Vengo maledetto dolore. Questo turno i prossimi 2 attacchi sono giocati 2 volte. Il doppio attacco non è niente male potenziato. Mi piace. Ok, era un punto di domanda, ma in realtà è un mostro. Aia. Ok, questo è tedioso, come bro. E ora un bel... così. È una spada boomerang. Ok. Sure, mi curo un po'. È difendente volante per ucciderlo, let's go! Adesso andiamo da un elite. Gli inflitto un po' di danni e mi fa solo 13 di vita lui. Oh no, non dirmi che è un countdown, che inizia a contare 4, 3, 2, 1. Ragazzi, sta contando, sta facendo un countdown. Non posso fare niente. Autodistruzione? Non lo so, ma sinceramente paura. Adesso devo fargli tanto male. Non abbastanza, mannaggia. È difficile. Questa partita è difficile, mi sa. Fa 26 di danno ora. Boh, usa la pozione. Hai ragione, anche tu. Sì!
Yes! Oh mio Dio! Let's go, assolutamente. Ora, ci curiamo. Siamo per arrivare al boss finale della terza area. Se altri nemici sono ancora in vita, rinasce in due turni. Oh no! Qua devo fare danni a tutti e basta. Devo cercare di non uccidere nessuno finché non ho fatto danno a tutti. Uff. Dura, eh? Ora mi prendo un po' di danni. Un bel po', cacchio. Allora, vediamo cosa possiamo fare. Un colpo perfetto due volte a lui. Nice. E muore. Yes! Saltando fra un masso sospeso e l'altro, scivoli. Cadi. Devo perdere una tra tre carte. La randellata che fa 32 danni non la voglio perdere. La forma demoniaca mi piace perché è un potere. E la catena oscura. Catena oscura perderemo, dai. Falò, ultima cura. E signori, boss della terza area. Questo nemico non si è ancora svegliato, quindi non mi attacca o sì? Non lo so dire. Allora, prima di tutto, il broski mi attacca ora oppure finché... Ok, è ancora addormentato, si cura, va bene. Però mi attacca comunque di 20 a turno. Ok, molto bene. Molto bene. E ora lui muore perché mi attacca e subisce 6 danni. Aha, e anche lui subisce un bel po' di danni. Very nice. Ora speriamo non si risvegli ancora e cerchiamo di fargli noi più danno possibile prima che si svegli. Che ho molta paura di quando si sveglia, cosa succede. Preparate a piangere il sangue contro di lui. Ho paura a sto punto di vedere cosa succede quando muore. Perché con una doppia randellata io l'ho fatto fuori. Ah, si risveglia. Ah, hai capito che si risveglia il broski. Fa 43 di danno. Ah. 13 per 3 di nuovo, non è granché. 31 danni e lo indebolisco, così fa meno male. 9 per 3, non è niente 9 per 3, fa 27. Così. Ora. È morto! Raga! Prima partita del gioco! Una pulsante sensazione di profondo terrore riempie la stanza. Quindi è questo il cuore dell'aguglia. Prepari la tua lama. E non posso fare altro che attaccare. Riesci a infliggere 723 danni. Il cuore si contorce e sanguina, ma continua a battere. Un totale di 14.636.643.707 danni sono stati inflitti da tutti coloro che l'hanno sfidato. Da tutti i giocatori mondiali. Che figata. Il rumore del cuore batte sempre più forte mentre la tua mente si annebbia. C'è! Abbiamo tecnicamente vinto! What? Pensavo di dover affrontare un altro boss, mo. Lo scopo di sto gioco è d'arrivare al cuore con più danni possibili per continuare a fargli danni insieme a tutti i giocatori di questo gioco, globalmente, e per prima o poi sconfiggerlo? What?